Il paziente zero è l'essere umano da cui parte il contagio di un'epidemia. L'umano zero è chi scatena il virus che genera un mondo migliore. Ma che razza di umani è il luogo? Che racconta questa nuova epidemia. L'umano zero ha dovuto o voluto cambiare vita, prospettiva. Punto di vista. L'umano zero ha fatto fatica, ha sudato, forse anche pianto. Ma ce l'ha fatta. E oggi lui o lei e il pezzo di mondo che abita sono migliori. E tu? Che razza di umano sei? Buonasera a tutti, io sono Caterina Buracchi e vi do il benvenuto alla prima puntata di Ma che razza di umani? Questo programma andrà in onda tutti i mercoledì dalle 18:30 alle 19:00. E sì, lo so che siamo in pieno orario d'aperitivo ed è per questo che vi prometto delle chiacchiere che vi terranno compagnia, quindi spensierate, più informali possibili, però vedremo che le renderemo utili. Ma che razza di umani? Magari qualcuno di voi l'ha già sentito, ha già ascoltato il podcast, visto video, perché è una rubrica che è nata in realtà 2 anni fa, qua nella redazione di Milano News. E in realtà ha preso vari formati, quindi prima era un video, poi abbiamo fatto gli articoli, ultimamente ci abbiamo fatto anche un podcast. Però di cosa parla? Parliamo di persone comuni, esattamente come noi, quindi umani, esseri umani, che però a un certo punto della loro vita hanno dovuto affrontare delle difficoltà che sembravano essere anche più grandi di loro. E affrontati questi cambiamenti drastici, sono così diventati punti di forza per loro stessi, ma soprattutto per gli altri. E quindi, dato che le chiacchiere non si fanno da sole, e non parlerò da solo tutto il tempo, fortunatamente, gli umani hanno deciso di essere qua con me in studio, di metterci la faccia. E quindi stasera con me ci sono. Le assassine sono donne che uccidono i pregiudizi, ci rendono più curiosi, più consapevoli e quindi più umani. La lavavo, la dividevo per colore e tornavo a Milano con sacchi stracolmi di plastica. Quindi abbiamo Annarita Serra, buonasera, intanto grazie di essere venuta, e Tiziana Grazie. Frina, grazie Grazie. a te. E, quindi da una parte abbiamo un artista e dal video introduttivo qualcosa si è capito, ma non del tutto. Quindi sì, sei un artista, ma cosa fai? Raccolgo spazzatura, tutto ciò che rifiuto, cerco di trasformarlo in qualcosa di bello, soprattutto per attirare l'attenzione e far notare che stiamo facendo troppi rifiuti. E quindi perché secondo te ti abbiamo definito un'umana? Perché sei un'umana? Tu sei sempre stata un'artista o no? No, 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 non sono stata un'artista, sempre un'artista. Quello è quello che ho sempre sognato di fare. E mi sono trovata per vicissitudine, perché la vita a volte non può accontentarti. Anche se avevo fatto studi artistici, ho dovuto intraprendere una carriera completamente diversa. Mi sono trovata per caso in una multinazionale americana e ho iniziato a fare la carriera. Dovevo farcela, dovevo come dimostrare, non so, a me stessa di farcela, ma in realtà non era il mio lavoro. Andavo come con una maschera, 24 ore, con la 24 ore, con i tacchi, il Non ti tailleur. riesco a immaginare vedendoti adesso. Eppure recitavo, io recitavo e magari avevo la forza vendita, un sacco di uomini con la bacchetta, la lavagna, dicevo delle cose, ma come se fosse stata a teatro. E quindi quella non era la mia strada. E quindi diciamo il tuo punto di residenza, il tuo punto di forza è stato proprio cambiare questa strada. Sì, adesso che sono passati tanti anni, mi piacerebbe diffondere l'idea che è molto più facile farle le cose che pensarle. Nel senso, saltare il fosso sembra quasi impossibile, in realtà, provarci è molto più facile che stare a dilaniarsi, a pensare di fare un lavoro che non finirà mai. Adesso io lo applico a qualsiasi altra cosa che faccio nella vita. Provo, non sto lì a pensare, a pensare, a pensare, questo non mi piace. Proviamo, è molto più facile, farla una cosa che stare a pensarci. E questa teoria ce la può anche confermare l'altra nostra ospite, quindi Tiziana Prina.
e quindi fondatrice di una casa editrice. Sì, giusto. Però è una casa editrice un po' particolare, intanto si chiama? Si chiama Edizioni Le Assassine. Edizioni Le Assassine perché pubblico solo donne, cioè scrittrici straniere di oggi e di ieri. Quindi diciamo che il focus e le parole chiavi sono della mia casa editrice sono veramente poco. Letteratura gialla, donne, scrittrici dunque, di oggi e di ieri. E con questo la nicchia è completa. E quindi ti rifaccio la stessa domanda, perché sì. Ti riteniamo un essere umano sicuramente, perché ti riteniamo un umano nel nostro lungo elenco? Questo dovreste dirmelo voi, perché non lo so, io credo di fare una cosa normalissima, cioè non mi sento di aver fatto niente di speciale, ho solo inseguito una parte un sogno e l'altra un completamento di tutte le cose che avevo fatto prima, quindi io da giovane ho accompagnato i viaggi, ho vissuto all'estero, sono laureata in lingue, mi piacciono da morire le altre culture, cioè quando posso anche tre parole, se vado in un posto, se vado in Corea, ma almeno tre parole di coreano le devo imparare. E quindi ho messo insieme, poi ho lavorato come redattrice per una rivista accademica, ho tradotto tantissimo, e ormai saranno più di 60 libri, insomma ho messo insieme tutti questi particolari e ho detto vediamo se viene fuori qualcosa che mi soddisfa, che mi piace. Non ho pensato agli ostacoli, che sono tantissimi, infatti tutti mi dicono una pazzia. Però penso che nella vita a un certo punto devi fare o ti adagi e diventi un po' una meba, no? Dici vabbè, questa è la vita, o se no butti il cuore oltre l'ostacolo e ci provi, se poi va male, però l'hai fatto. E secondo me è proprio questo il tuo punto di resilienza, che è esattamente quello di Anna Rita, quindi entrambe avete lasciato una professione per crearvi una professione. E di nicchia, poi esploreremo anche questa parte. E sì, perché era più in linea con la vostra passione, era quello che sentivate di voler dare al mondo in qualche modo, no? In linea con l'essenza proprio. E sicuramente non nasciamo ingegneri, architetti, non andiamo neanche a scandagliare la vera nostra essenza. E ognuno di noi davvero intraprenderebbe una strada particolare proprio affine a se stessa, ma invece ci troviamo di fronte a delle offerte, ai soldi, all'abitudine, e invece direi che proprio cercare la propria essenza per capire quello che si vuole fare, e quando fai qualcosa che veramente ti piace, non so se era Confucio, diceva non lavorerai mai. Esatto, non lavorerai, anche se lavori poi 18 molto ore, di più. 19 ore al giorno, perché se inizi qualcosa di nuovo, non hai, cioè mettiamo subito in chiaro, di soldi pochissimi, tutto lavoro personale in questa attività. Quindi lavori tantissimo, però non ti pesa, cioè non ci pensi nemmeno, ecco, che... Io sono stata l'altro giorno a dire a qualcuno, non mi ricordo chi, perché mi voleva invitare a fare qualche giorno di vacanza, e io ho detto, no, ci credi che per me la cosa più bella è alzarmi la mattina e andare a lavorare? Oh, ho usato bello. La parola lavorare, perché per gli altri ho due giorni di non vado a lavorare, voglio... invece per me è proprio la cosa più bella alzarmi e fare qualcosa di manuale, di creativo, di quello che mi piace fare. Quindi no, mi piace più delle vacanze lavorare, è incredibile. Quindi voi che ci state ascoltando, per spronarvi dopo queste bellissime parole, testimonianze, domanda di chiusura per questo primo intervento: siete felici adesso di tutti gli sforzi che avete fatto, che sicuramente sono tanti? Io sì, sono felice, gli sforzi si fanno continuamente perché come diceva Tiziana, economicamente non va bene, guadagnavo tantissimo una volta e adesso guadagno poco, però lo rifarei altre mille volte. Oggi ho preso la macchina e sono andata a consegnare come un fattorino una mia cosuccia che ho fatto e l'ho consegnata, ma mi scoppiava il cuore perché dicevo non è che sto guadagnando chissà cosa, però l'ho costruita, l'ho fatta e adesso la sto pure consegnando, proprio piacere puro. Sì.
Diciamo che nel mio lavoro c'è una parte molto piacevole. Oggi è arrivato il secondo libro nuovo, cioè ne ho pubblicati adesso due che porterò al Salone del Libro di Torino, quindi la creatura è nata. Poi però c'è purtroppo una parte burocratica terrificante, almeno per il piccolo editore, e quello, cioè, nel senso, non ti fa piacere perché ti devi scontrare con mille lacci e lacciuoli. Quello purtroppo non puoi toglierteli, e se sei one man, cioè se, anzi one woman, e fai tutto da sola, pesa. Certo. La barriera della burocrazia è davvero... Provate a pensare un Van Gogh che deve avere la partita IVA, che deve avere il commercialista che paga 35% di IMSS e che deve fare la fattura su ogni cosa. Quella è la parte che oltretutto mi fa paura perché sbaglio continuamente, è brutta. Quindi sistema, come hai giustamente menzionato tu, sistema culturale e sistema economico si devono per forza intersecare, e ne parleremo dopo questa breve pausa. E mandiamo un video che è un contributo di un altro umano, anche lui un artista e anche lui molto particolare, perché sennò non sarebbe un umano. E quindi vi lascio il video, ci vediamo tra pochissimo. Bella giornata di sole oggi. Ehi Caterina, un momento, ma guarda quell'inserzione, non è una fitta, sì, è un domandasi. Un domandasi, aspetta, domandasi l'intervento delle istituzioni per il Ponte Verde praticamente. E tu cosa ne pensi? Sai cos'è il Ponte Verde? Sai di cosa si tratta? Sì Caterina, questo è lo storico Ponte Verde, detto Ponte degli Artisti, chiuso dal 2016. E quindi le istituzioni cosa fanno? Ma per ora nicchiano, ma domandasi è lecito. Rispondersi è cortesia. E tu, umano, che cosa ne pensi? Quindi hai giustamente menzionato il fatto che il sistema economico e il sistema, quindi anche la parte riguardante la burocrazia, si debbano per forza intersecare con quello che è anche la vostra vocazione, la vostra passione, quindi il sistema artistico. Sistema artistico che però appunto ha al suo interno burocrazia e economia molto intricate. Ma prima vorrei partire da, chiamiamole, definizioni secondo voi, non sono precise, imprecise, giusto o sbagliate, secondo la vostra esperienza. Intanto, il sistema culturale cos'è, in senso generico? Il sistema artistico-culturale? Domanda difficilissima, Tiziana. Sì. Aiuto! Il sistema perché culturale. Voi alla fine vi inserite in questo grande sistema, no? È difficile inserirsi, devo dire, perché ci sono dei paletti ben precisi, ci sono delle rigidità che forse in Italia sono più sentite, perché diciamo entrare in un, è come quando arriva un nuovo condomino che uno lo guarda così, dice ma questo chissà se rispetterà vuole? Le regole, dove butterà la spazzatura, eccetera. E quando entri in un nuovo mondo è sempre difficile, come dire, prima di tutto conoscere tutte le regole, rispettare tutte le regole e farsi anche apprezzare, perché poi il piccolo editore è trattato come se fosse, non faccio nomi, ma un grande editore, e quindi hai gli stessi doveri, le stesse regole da seguire. Non dico che non ci debbano essere le regole, ma un po' di semplificazione dovevano, io ero lì che aspettavo sta semplificazione, perché non puoi veramente tu piccolo editore che fai 6-8 libri seguire una marea di cavilli di cose varie, però devi farlo perché non c'è altra via. E poi magari un po' più di apertura, che vedo di più quando vado, io vado sempre alle fiere all'estero, magari è la mia anima esterofila, mi sembra che lì si giochi più facile che qui da noi, insomma. Qui se tu magari hai anche un bel libro, o magari quello che a te sembra un bel libro, perché poi ogni scarafone è bella mamma sua, diciamocelo pure. Giusto. Qui magari hai molta più difficoltà a presentarlo, poi uno qualsiasi passa in qualche TV, scrive anche una cosa non proprio, come dire, di massimo interesse, però
ha il suo spazio, ha la sua possibilità di diffonderlo. Questo è quello che io vedo. E forse questa difficoltà ce l'hai anche tu, nel senso che oltretutto l'arte figurativa contemporanea è molto ampia, è molto in evoluzione costantemente, e oltretutto tu ti sei creata quindi una nicchia nella nicchia, quindi non abbiamo solo l'editore piccolo che fa un segmento di letteratura, anzi di un sottogenere di letteratura. Penso sia il termine corretto. Io la chiamo sempre letteratura gialla per un motivo ben preciso, nel senso che non c'è diciamo che la struttura è gialla. Poi c'è la buona e la cattiva scrittura, perché se proprio Delitto e castigo è giallo. Kafka scriveva dei noir, se proprio vogliamo guardare l'essenza di quello che è il libro. Per cui io preferisco il termine letteratura gialla piuttosto che giallo. Volevo dire, parlavi del mondo, dell'inserimento nel mondo dell'arte. Sto constatando come tutto del resto con internet sta cambiando, anche non l'arte ma la divulgazione, certo. Parliamo anche della vendita, perché per me è anche sopravvivenza e devo non solo creare ma anche vendere. E finora è sempre stato tutto in mano alle gallerie, nel senso che tu puoi dire che sei inserito nel mondo dell'arte se c'è una galleria che ti rappresenta. Teniamo presente che, per ripetere, la galleria prende il 50%, tu fai un quadro e il tuo valore viene diviso a metà. Adesso si stanno creando moltissime gallerie online, grossissime, che però usano la stessa percentuale, però si dice che appunto cambierà completamente questa visione. Per internet dici? Sì. Nel senso che potremo, io spero in questo, vendere direttamente, che l'acquirente finale non debba fidarsi soltanto della gallerista, non solo fidarsi ma andare direttamente all'artista, ecco. E comunque ricordiamo che il sistema culturale, o meglio i prodotti culturali, sì, sono legati a fattori economici, burocratici, ma soprattutto dal gusto del pubblico. Quindi diciamo che c'è un canone che però alla fine viene dettato dal pubblico, sì, i fattori economici, ma quelli detta la richiesta e quindi... Posso dire una cosa? Io ritengo che internet da una parte sia una, chiamiamola, democratizzazione, nel senso che tu piccolo editore oppure anche un self-publisher, cioè qualcuno che vuole pubblicare in autonomia il libro, ora ha tutti gli strumenti per poterlo fare. Certo, poi è un mare magnum, nel senso che c'è tantissima roba, cioè ci sono cose interessanti, ci sono cose che non valgono, e lì poi c'è la capacità di chi naviga di fare le scelte, perché io ritengo che internet sia un ottimo strumento, però come tutti gli strumenti possono essere usati o bene o male. E comunque sia, grazie all'evoluzione tecnologica, anche una persona singola può diventare editore, cosa che forse, non so, 30 anni fa c'era una barriera all'ingresso, tu non potevi. Cioè, credo che quello che vale per l'arte, per un artista, vale anche per uno scrittore, un operatore culturale, una cosa così. Quindi ci fermiamo di nuovo un attimo con un altro contributo, stavolta è di Annalisa Terzoli, che anche lei ha lavorato qui in redazione proprio sul podcast di Ma che razza di umani, e adesso ci sta dando queste piccole pillole d'audio che saranno un appuntamento settimanale come il contributo di prima, e ci vediamo tra pochissimo. Questa sera vi propongo una citazione di Gianluca Gotto, tratta dal suo ultimo libro Succede sempre qualcosa di meraviglioso. Gianluca dice: «Non essere una roccia, tanto non puoi opporti al corso del fiume. Lasciati trasportare dall'acqua. Vai avanti, sii il fiume». Penso che questa frase sia estremamente importante perché ci ricorda di non bloccarci davanti alle difficoltà.
Ci ricorda che non serve a nulla imporci o resistere alla vita, proprio come fa una roccia in mezzo al fiume. Dobbiamo invece tentare di scorrere con la vita, tentare di essere noi stessi il fiume. E solo in questo modo ci renderemo davvero conto che sta sempre succedendo qualcosa di meraviglioso. E poi anche i nostri umani ce lo dimostrano spesso. Davanti ad una malattia, un incidente, un trauma, dobbiamo cercare di accettare la nuova condizione e continuare a fluire con la vita. Sì, il fiume, non la roccia. E tu, che razza di umano vorresti essere? Abbiamo parlato di sistema culturale che si deve interfacciare con i cavilli della burocrazia e i fattori economici, ma per fortuna qualche legge l'ha detta anche il pubblico. E, quindi il pubblico, come stavamo dicendo prima, adesso ha internet e quindi è molto più facile avere una visione più ampia di quello che ti può piacere all'interno del grosso calderone dei prodotti artistici. Eppure, perché secondo voi il panorama italiano culturale sembra così statico o comunque attaccato a un'arte più classica oppure a dei generi già comprovati, riconosciuti, insomma? Benché abbiamo tutti gli strumenti per informarci. Non mi risulta nel mio ambito. Vero? Sinceramente. Bene, no, mi fa piacere. Non credo, almeno non mi sembra. Anzi, molto concettuale, se vai a vedere nelle mostre, nelle fiere d'arte sia italiane ma anche italiane all'estero. Tu vuoi dire che è più tradizionale, si sta a pensare a, che ne so, al Rinascimento italiano, al figurativo. No, l'arte contemporanea italiana secondo me c'è. Non è più la nicchia? No, per me no, secondo me no, però sai, io ho la mia esperienza, non è una nicchia, anzi secondo me è un po' come l'antiquariato. La nicchia è l'alto antiquariato, okay. E così anche l'arte, no? Si sta diffondendo un po' per l'ecologia, un po' per l'ambiente, per l'ecosostenibilità, quindi direi di no, che non è una nicchia l'arte contemporanea. Se non parliamo di persone, per chi è fruibile, voglio dire, sembra una nicchia, certo. Tutta l'arte, ma non quella contemporanea, per il mio punto di vista. Bello, una visione positiva, sono felice e rotta. Per me sì, infatti mi dà proprio voglia di fare, di andare avanti. Sì, per me sì. Invece per quanto riguarda... Ma non è una domanda un po' difficile. Nel senso... fatto una però me la difficile. Faccio davvero io, quindi... Sì. Nel senso che esistono i lettori che fanno un passaparola su internet per quanto riguarda i libri, poi quando... Adesso diciamo che è difficile perché ci sono stati questi 2 anni quasi di fermo, per cui non hai più tanto il polso di quello che sta succedendo. Adesso andando a Torino, al Salone del Libro di Torino, vediamo com'è la ripresa, come ci si interfaccia con i lettori, eccetera. E anche quali sono le iniziative, perché ora sono un po' frammentarie, cioè le vedi su internet ma non hai proprio il polso della situazione. Quindi io in questo momento non saprei troppo in dire. In generale è vero, dopo questi 2 anni è tutto un po' così difficile. È un punto interrogativo. Sì. Infatti sono curiosa di vedere cosa succede a Torino, voglio vedere cosa succede adesso a Francoforte, quali sono, perché poi ogni tanto ci sono anche delle novità, proprio delle tendenze nuove. Sì. I gialli sono, o la letteratura gialla, come dicevo prima, sono, è molto apprezzata in generale. Però poi ci sono anche dei cambiamenti, non so se vi ricordate, qualche anno fa andavano molto i mandala, cioè andavi all'estero e trovavi... Tutti gli editori c'erano sti mandala da colorare così. Adesso, cioè, sì, ce ne saranno ancora, ma ce ne sono pochi. Quindi bisogna vedere se cambierà il mercato, se la gente sarà interessata ancora ai gialli, oppure dopo questo periodo di sofferenza si butterà sul comico. Non ho idea, bisogna vedere, insomma. Bello, però mi state dando in realtà una visione molto fluida, come deve essere, nel senso che l'arte ovviamente deve essere così, libera.
Però prima abbiamo menzionato con te, Tiziana, il fatto che il panorama culturale italiano sia un po' statico o comunque... ben presidiato da... Sì, forse statico non è il termine corretto. Sì, anche se devo dire che la piccola editoria è molto viva e ci sono veramente degli autori che fanno cose molto interessanti e molto belle perché ci mettono la passione. Del resto, anche quando vado a una fiera internazionale, se ho a che fare con un piccolo editore, cioè come me, mi capisco subito. Se invece finisco da un grande editore che ha, come dire, persone bravissime, così, però non con la passione diretta, perché lavorano, collaborano, non è la loro prima, come dire, la prima istanza non è trasmettere quel libro, è fare il proprio lavoro, dire fare sì, ti vendo i diritti, fare marketing, così. Quindi secondo me bisogna tener conto anche di questo nel panorama generale. Certo. E secondo voi, a parte internet che appunto, come stiamo dicendo, facilita tanto il mettersi in contatto con le realtà anche più di nicchia, o se mi piace una cosa molto particolare, sul web sicuramente la troverò, anche a Milano sicuramente o molto probabilmente troverò qualcosa che possa soddisfare la mia passione verso qualcosa di molto particolare, quindi anche un prodotto artistico, quindi ad esempio quello che hai creato tu, Anna Rita, è un nuovo modo di fare arte e magari qualcuno lo incontra così passando, studiando la materia di ecologia e poi si appassiona a quello. Sì, secondo te il giro è più una casualità? Che non ho inventato nulla, nel senso che si dice che se Leonardo da Vinci fosse nato in questo periodo avrebbe usato quello che avrebbe trovato. Giusto. È giusto il verbo? Sì, dai. No. Sì, e poi negli anni 60 c'è stata un'ondata di artisti che hanno usato prodotti di scarto. E con il virus questa cosa si accentua, si cercherà sempre di più di mettere in evidenza il problema del pianeta, che non c'è il pianeta BIM, no? E quindi io penso che lavorerò molto prossimamente, sempre di più. Sono ottimista. Bene. Io volevo dire questo anche a proposito del virus, eccetera. Nel primo anno di attività della casa editrice abbiamo invitato le viventi, perché ovviamente con quelle del passato o seduta spiritica o niente. Quindi abbiamo invitato una francese e poi è venuta anche la malese, eccetera. Adesso con questo sistema internet siamo riusciti a fare dei collegamenti con scrittrici lontane, con una scrittrice della Repubblica Ceca, anche la nostra scrittrice canadese, e fare delle dirette, cosa che prima bisognava prendere l'aereo, spostarsi, eccetera. E questo secondo me è molto bello per ampliare, e questo lo fanno molti, cioè in molte situazioni possiamo avere dei contatti più ravvicinati con persone che stanno dall'altra parte del mondo e sentire in diretta che cosa dicono, che cosa pensano. Questo secondo me è molto bello. Questo anch'io, nel mio piccolo, queste gallerie online molto grosse, tipo Sacci, adesso Single Art si chiama la mia, mi hanno contattato e quindi sono in vetrina in tutto il mondo. Benché io sia tutto il giorno nel mio piccolo laboratorio, possono vedere i miei quadri in tutto il mondo. Quindi internet amplifica. È stato? Sì, volevo dire una cosa terribile, che non sono un adolescente, ma credo di essere dipendente dal cellulare. Io ho quelle cinque ore senza WhatsApp. Mi sono sentita sola. L'idea di essere collegata con tutto il mondo a me dà non solo quello. Io non mi sono accorta, ma Google funzionava? Sì. Era solo WhatsApp. Sì. Invece io pensavo, Dio mio, se non c'ho Google io... mi aiuta il Google, mi dà tutto.
E quindi questo non c'entra niente, no, però non sono un adolescente, perché oggi in TV ho sentito parlare uno psichiatra di questo problema incredibile degli adolescenti che hanno avuto proprio una conferma di dipendenza da iPhone. Anch'io. E io ho paura di non fumare, non bere, ma di avere la dipendenza del telefono. Però sai che mi hai dato lo spunto per, sì, è molto per la chiusura, questa cosa. Per questa chiusura, perché purtroppo ci stiamo avviando alla fine di questa prima puntata. Sì, internet, però anche adesso la tua piccola testimonianza, aneddoto, insomma, di esserti sentita sola senza WhatsApp. Lo capisco, anch'io in primis tantissimo, e come me penso in tanti, ma non sarebbe bello tornando sul tema di oggi, tornare a cercare, avere contatto con un prodotto artistico e quindi di conseguenza anche con i suoi creatori, quindi spronare, andare, sì, le gallerie online, va benissimo, perché come abbiamo detto amplia molto. Sì, gli ebook anche, piuttosto che portarsi gli scatoloni di libri che menzionavamo prima. Però perché non andare nelle librerie a sfogliare a caso, senza cercare un libro nello specifico, o andare alle fiere, ad esempio quella del libro che ci sarà tra poco a Torino, o nelle piccole gallerie che ci sono in giro per Milano, che ce ne sono a bizzeffe e non lo sappiamo neanche. Quindi... ma l'abbiamo sempre fatto, e purtroppo sono 2 anni che siamo, adesso ci vorrà un po' di questo tempo piano piano per riabituarci. Assolutamente, questo è vero, sì. Però secondo me siamo proprio in un punto in cui anche il sistema culturale artistico ha bisogno che gli umani all'interno riprendano i contatti umani. Sì, sì, certo. Ah, questo assolutamente, certo. Soprattutto le librerie indipendenti sono fondamentali, perché lì il libraio sa che cosa ha in mano, certo. E Amazon non sa, certo, assolutamente che cosa ha in mano, quindi, anzi che cosa ha nella rete. Quindi bisogna tornare in presenza, ma non esclude comunque che continui, che debba esserci anche un'altra parte online. Le due cose non credo che si annullino a vicenda, certo. Devono, come dire, come tutti gli strumenti, non so, le book, adesso ci sono Audible, no? gli audiolibri, cose di questo genere, magari sono anche un modo per aiutare qualcuno che non legge ad avvicinarsi a qualcosa, e poi passerà al libro, certo, non demonizzerei niente. No, assolutamente. Sono d'accordo. Quindi concludiamo dicendo: uscite di casa, vivete la cultura, vivete l'arte con cautela, perché adesso si fa così. E intanto vi ringrazio per averci seguito, e grazie a voi di essere venute qui in studio. Intanto che bello vedere le facce e che bello conoscervi, soprattutto dopo aver visto, letto e ascoltato le vostre storie. E grazie soprattutto a voi di averci seguito nel nostro sproloquio finora, e se pensate che questa diretta possa essere utile a qualcuno, perché magari, chissà, è un umano anche lui, gliela potete condividere, perché questa diretta, come tutte le altre trasmissioni, viene registrata e caricata sul canale YouTube di Milano News. Quindi condividete con altri umani, o se voi siete umani, scriveteci, vi stiamo cercando sempre. Con questo, niente, grazie di nuovo per essere venuti qui, grazie per averci seguito, grazie. E vi auguro una buona serata. Buona serata a tutti. Il paziente zero è l'essere umano da cui parte il contagio di un'epidemia. L'umano zero è chi scatena il virus che genera un mondo migliore. Ma che razza di umani è il luogo che racconta questa nuova epidemia? L'umano zero ha dovuto, o voluto, cambiare vita, prospettiva, punto di vista. L'umano zero ha fatto fatica, ha sudato, forse anche pianto, ma ce l'ha fatta. E oggi lui o lei e il pezzo di mondo che abita sono migliori. E tu? Che razza di umano sei? Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, perché Municipio X sarà lo storico ponte degli artisti in Costa Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show.